Romani capitolo 15. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare la debolezza dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni agli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti, io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio, per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti celebrerò fra le nazioni, canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazione, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice: spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà e governerà le nazioni, e lui spereranno le nazioni. Ora il Dio della speranza vi riempia di gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù fra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché agli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come è scritto, coloro ai quali non lo era stato annunziato di Lui lo vedranno, e coloro che non avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi, ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di esservi di aiuto da voi e raggiungere quella regione dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciuti, ma essi sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi, e so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nella preghiera che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi.